Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Choice Chamber. Ragazzi, vi ricordo che questo giochettino qui può essere giocato soltanto in live, perché appunto serve una chat che comandi, tra virgolette, il gioco. Quindi ovviamente questo qui sarà un estratto di live. Nulla da aggiungere. Come al solito, il link per il live lo trovate in descrizione, spero che vi piaccia e vi lascio al video. Però io veramente non ho capito ancora perché questa cosa qui. Gli dico di sì. Ti dico questo. E comunque non gli va bene. Lo so, Nico, ne basterebbe soltanto uno, infatti. Ne basterebbe soltanto uno, però io ovviamente non posso sapere robe, ecco. Non la posso fare perché l'ho fatta a Power. Ah, beh, Powerone ci sta. Basta, ragazzi, che non sia al cileno e va. Ma dai, scherzo. Mi raccomando, ragazzi, stavolta almeno evitate di fare i lezzi. Mi raccomando, veramente, perché sennò non si va avanti. Sennò si arriva sempre al 15-16 e si rimane fermi lì. E se rimane fermi lì, allora non ha più senso continuare con sto gioco lezzo. A quel punto vado a fare qualcos'altro, ragazzi. Che poi, no, dai, non voglio spoilerare cose. No, dai, qualcosa devo spoilerare, effettivamente. Ci saranno altri giochettini così in futuro. Ora, non proprio di questo tipo, ma comunque simili. E uno di quelli. Oh, cazzo, se rimane così, però mi uccide. Uno di quelli, ragazzi, è un gioco che voi avete richiesto tantissimo. E arriverà. E arriverà. Tranquilli, ragazzotti, ci sarà. Double jump. Va bene. Se, ma tanto se mi date dopo poco, c'è poco da fare. Cuoricino verde, ci piace. Dai, dai, lontano, 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 lontano. Ragazzi. È vero, mi sono scordato che non abbiamo l'attacco veloce e che quindi sughiamo tantissimo. Se si avvicinano troppo. Nico, Nico, hola, Nico. Vedi, fai la Sabine prima, poi in chat scrivi pick me e ti prende effettivamente, uomo. Tu sei il capo room per 10 stanze. Come già detto anche prima, puoi scegliere uno di questi comandi scritti dopo 6 e appunto puoi regalarmi le cose, puoi regalarmi cuori, puoi regalarmi oro, puoi regalarmi, non è un bel regalo, ma anche le bombe, puoi regalarmi il nulla, che in certi casi preferirei il nulla che una bombettina, però va bene, dai. Comunque, te lo dico, caro Nico, se vuoi fare qualcosa subito di utile, ti consiglio un po' di money, perché i money ci piacciono e dobbiamo dopo comprarci le cose, quindi ci può stare. Ok, vediamo cosa mi regala, un soldino, ok. Mo si prende? Ragazzi, ma com'è possibile che siamo soltanto a 3 money? Cioè, ma veramente, ma posso essere così sfigato? Cioè, io non lo so. Io veramente non lo so. I sub possono essere i capi stanza? No, non, no, Lollo, non solo i sub. Chiunque, viene presa una persona a caso tra quelli che scrivono pick me. Quando ti chiede di essere il capostanza, la gente scrive pick me in chat e viene preso uno totalmente random. No, ragazzotti, avete votato voi perché ho fatto scadere il tempo, ma in verità dovevo mettere nulla. Ok, spendo soldi per niente. Va bene, va bene. Nada. Nada. Questa qua è una cosa dei colori, dovete scegliere il colore in chat voi. Allora, qua dovremmo eliminare il blu per passare. Ok, così, e passo. Poi il rosso eliminato. Easy, fatto così velocemente. Perfetto, non è stato difficile, dai. Quello che mi preoccupa, ragazzi, è il contenuto di questo pacco bomba. Come faccio a sapere che è un pacco bomba? Perché me l'ha dato Nico. Cosa dovrebbe mai essere, scusatemi. Vediamo. No, 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 no. Ok. Oh, perfetto. Che soldoni? No. Per pochissimo. Due mega soldoni, ragazzi. Questo ci piace tantissimo. Dovremmo trovare il cuore d'oro, in effetti, per fare più money possibili. Ok, attacco veloce e nemici piccoli. Cominciamo subito a sparare, che tanto questo qui mo appare. No. Che cavolo. No, 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 no. Ragazzi, non riuscivo a superarlo. Non riuscivo a superarlo. Però è rimasto ancora il tipo là indietro, vero? Eh sì, se non uccido lui, ragazzi. Vabbè, si fa così. Si fa così. Vediamo cosa ci ha regalato però il nostro ragazzotto, eh. Soldi. Ci piacciono. È una monetina singola, potrei anche lasciarla indietro, sinceramente, però non mi va. Pavimento ghiacciato, 3 cuori extra, non mi servono però. Non ho visto la pozza di lava. Perfetto, livello easissimo proprio. Ok, allora questi livelli qui li saltiamo tutti così. Andiamo qua, ora questi qui si dovrebbero spawnare sopra e dovrebbe essere un problema. Noi ci giriamo e facciamo così. Non è difficilissimo. No! Perché l'ho detto e sono morto, ragazzi? Perché l'ho detto e sono morto? Non è difficilissimo, cheat. No, in effetti non lo è, sono io che sono un pirla. Ci tengo a precisarlo. Ecco, stiamo attenti ora a questo pacchino qui. Ok, livello superato. Oh cazzo! L'ho schivata ragazzi, l'ho schivata. E ho imparato a schivarle, per fortuna. Ok, siamo al boss. Perdi per tutti noi. No, allora giocarte, perdere contro questo boss qui è impossibile. Cioè, se ho 3 vite è impossibile, te lo dico che è tondo. Guarda, faccio così. Lui mi spara. Io faccio il doppio salto. E così. Poi lui ora mi uccide. Ok, tutto in regola. E io con questi colpi qua lo uccido subito. O faccio, vabbè, faccio il doppio salto e poi sbam.
Se avessi avuto il salto infinito sarebbe stato impossibile da uccidere, ma tanto non mi preoccupa di perdere una vita, ragazzi, perché tanto la vita ce la riprendiamo subito. Easy. Il boss alla fine è stato, anzi, è stato uno dei livelli più veloci, addirittura forse di quelli con i cosi normali. Alla fine è un boss finto questo, un finto boss, sì, ragazzi. Quello serio che arriverà dopo, lì ragazzi, lì è un problema. Lì è veramente un problema. Non so come fare, sinceramente, Dovrò inventarmi, penso, qualcosa. Cazzo. No, ma scusatemi, c'è qualcosa che non torna qui. Cioè, mi dicono che è un po' difficile questo livello, Non so come farli fuori, ragazzi, quelli di prima. Perché avete visto che sono in un punto un po' di merda, tutti quanti. Cioè, dovrei tipo andare qui, fare così. Ok, meno male che lo posso ancora ghiacciare. E questo come cazzo... Ah, così lo posso uccidere, meno male che lo posso uccidere da sopra. Bene, fatto. Ah, ci sono di nuovo le votazioni per il room leader. Ok, quindi Nico ci ha abbandonato. Cazzo, allora qua ho visto che c'era un cuore. Ragazzi, numero da 1 a 5 in chat. Cercate di fare i bravi, non rinchiudetemi perché sennò siete lezzi e non va bene. Ok, Nico. No. No, uff. Cosa che scalata? No. Avevo fatto la scalata del secolo, ragazzotti. Avevo fatto la scalata del secolo. Cavolo. No. Vabbè, ragazzi, sono ritardato però. Sono ritardato. Ma proprio come poche cose al mondo. Che cazzo è? Fixer. Ti supplico, Fixer. Un cuore. Fixer, ti supplico. Ti supplico, dammi un cuore. Io lo so che sembra voi ragazzi, in fondo. Ok? So che tutti voi siete bravi ragazzi. Non mi inginocchio perché non lo faccio. Però dimmi che è un cuore. No, non lo posso prendere. Ragazzi, mi confermate che se lo prendo crepo? Me l'ha dato, ma ragazzi, il gioco purtroppo mi ha dato quello marcio, mi ha dato, non mi ha dato quello buono. È un cuore di quelli velenosi questo, quelli spinosi. Sì, muori, e che cazzo, ragazzi. Non si può allora. Niente, non posso prenderlo. Fixer, a stanza nuova, se riesci, dammi un cuore qua. Soltanto quello potrebbe salvarmi. Ditemi che è un cuore veramente. Ditemi che non trolla. Ok, tra l'altro è quello dell'oro, ok, perfetto. Perfetto, grazie mille uomo, grazie mille. Ora puoi anche fare il trollino, puoi fare quello che ti pare. Ci va bene tutto perché ci hai già salvato il culo. Come faccio a colpirli questi qua se effettivamente... Ok. Oh, ma c'è un altro laggiù. Ok. Perfetto, così ce li facciamo tutti. E ragazzi, era giusto per avere un attimo di sicurezza, perché un colpo, anche per sbaglio, un nemico ce lo può sempre dare, questo è il fatto. E se abbiamo una sola vita, ok, se ce la giochiamo bene possiamo anche vincere, ma è a rischio, è molto a rischio la cosa. Abbiamo 300 money, tra l'altro, ragazzotti, Possiamo prenderci, in teoria, pure un cuoricino, quando c'è uno slot di cuore extra. Non sarebbe male, purtroppo ce lo siamo bruciati quello all'inizio. Buono questo. Purtroppo ci siamo bruciati il cuore extra all'inizio perché non avevamo abbastanza soldi. C'è andata, vabbè, lì è fortuna sostanzialmente. Mamma mia, guardate quanti soldi ci danno, ragazzi. Tutti questi soldi qui sono perché abbiamo il cuore d'oro. E il cuore d'oro ci fa farmare i soldi. Cazzo. Uff. Perfetto, vediamo cosa ci viene dato. Cos'è il gizmo? Ah, ok. Ragazzi, ora spona il gizmo. Ah, è vero, siamo arrivati al 19, tra l'altro, in tutto questo. Siamo arrivati al 19, quindi ora mi spona il gizmo. Ragazzi, per chi non sapesse cos'è il gizmo, è tipo quello che ci dava il sub. Avete presente quando uno fa la sub, cioè la sub, la resub, e quindi appariva il tipo? Ecco, il gizmo è simile, soltanto che il gizmo è una cosa che non per forza è mia amica. Infatti l'ultima volta era arrivato uno che c'era il cazzo durissimo e attaccava chiunque. Se c'erano nemici attaccava i nemici, se non c'erano nemici attaccava me e mi uccideva in un colpo. E quindi era un'arma a doppio taglio. Vediamo ora che gizmo che ci appare, ragazzotti. Non so se ci sono vari tipi, ma mi sembra di aver capito di sì. Ok. Gizmo. Ok, cosa fa questo qua? Non so cosa possa fare lui. Questo, ragazzi, voto io. Non faccio votare voi. Mi piglio lo slot extra. Olle. Così abbiamo un cuore in più. No, il coso volante. Non fa nulla, ragazzi. Che palle, ci è toccato. Ah, è quello che fa da ponte. È quello che fa da ponte, ragazzi, questo qua, Avete visto che figo? Io così, tecnicamente, non dovrei più morire danno da caduta. Cioè, da caduta? What the fuck? Mica siamo su Minecraft. Volevo dire, non dovrei più morire di... Boh, di danno sì, che cado comunque da qualche parte o robe simili. Perché lui... Ok, cuoricino extra. Guardate, qua io dovrei cadere, invece lui mi fa da ponte. Avete visto che figata? E quindi non ci crepo. Figo, ragazzi. Mi piace questo gizmo qua. Mi piace tantissimo. Ice mod e regalino da... Oddio. Se è un rischio prendere questo regalo qui, perché effettivamente non ho bisogno di cuori, però forse troviamo qualche cuore extra più buono. Ok, no. Monete. Le monete sono buone lo stesso. Siamo attenti qua. Che palle, quelli volante!
Mi devo ingegnare un attimo, ragazzotti. Ok. Che combo che ho fatto. Che combo. Comunque, ragazzotti, no, confermo che la webcam non si è più bloccata. Cazzo. Quindi probabilmente era il... Sapete cos'era? Era la risoluzione a 2K che faceva sminchiare tutto. Però era solo la webcam, quindi boh. Ok, pavimento ghiacciato. Vediamo che cosa ci dà. Un cuoricino non sarebbe male, però vediamo. Cuore veramente. Top. Fixer, ragazzi, sta facendo il bravo ragazzotto. Spero che saltino queste cose qui. Cazzo, no, no. Ragazzi, non ci sono andato addosso io. Era ghiacciato il pavimento e mi ci ha spinto dopo. Cavolo. Mi ci ha spinto il pavimento ghiacciato. Non ci stava andando veramente contro. Random, buonissimo. Quando mette random, ragazzi, ovviamente è una cosa randomica. Quindi potrebbe uscirci roba buona, ma anche roba di merda. E c'è andata anche di straculo questa volta qui. Oh, ragazzi, ora leggo, ora leggo. Mi sono abbonato tantissimo tempo fa. Non ci sono stato mai, quindi ola. Allora, Lock Amber 2007. Grazie mille per il resabbone. 4 mesi. E che dire, forse Lock hai fatto ritorno in grande stile. Io te lo dico, forse hai fatto ritorno in grande stile, perché potresti, forse, non ne sono sicuro, ma potresti aver svoltato in questo momento la mia partita. Ok? Ora andiamo a vedere, ragazzotti, ora andiamo a vedere se effettivamente il resabbone di Lock, che appunto era già sub e si è resabbato, se ha funzionato, ragazzi. Andiamo a vedere. Se ci va bene, nella prossima stanza abbiamo Lock. Dimmi di sì, ti prego, dimmi di sì. Ok, il cuore. Sì, ragazzi. Ragazzi, eccolo qui. Guarda, Lock, non ci sei mai stato e ora ci sarai. Ci sarai per tutto il tempo. Se sei ancora in chat, uomo, puoi scrivere uno di questi comandi e poi comandarlo. Purtroppo non è che lo comandi, diciamo, veramente, che gli fai fare chissà che cosa. Però puoi scrivere attack se vuoi aiutarmi a sconfiggere i nemici. Puoi scegliere shield se vuoi farmi da scudo, ma non te lo consiglio. Anche altre cose sono abbastanza inutili. Diciamo che la più utile è attack. Quindi se vuoi, ecco, se scrivi attack, vedi che ti è apparso un cannone enorme. Che poi io penso che anche il tuo cannone sia così enorme, effettivamente. Cioè, è una cosa mostruosa. Così mi aiuti a sconfiggere i nemici ed è utilissimo contro i boss, e tu rimani fino alla fine, cioè non importa se crepo o non crepo in questa partita qui, tu rimani fino all'ultimo proprio, ed è una cosa bellissima. Quindi, uomo, sei mancato, ma hai fatto il ritorno proprio il giorno giusto, te lo dico. Guarda, uno l'hai ucciso anche te, e praticamente così, boom, mi aiuti tantissimo, perché tu praticamente non puoi morire in gioco, e io sì, ovviamente. Quindi, beh, ottima cosa. Soprattutto perché mi aiuti a uccidere quelli lì che volano. E quelli che volano sono lezzissimi, sono un dito in culo, veramente. E raga, perfetto, così si va avanti. Così si va avanti. Ok, cerchiamo di farci tutti qua. Ragazzi, gigante così non so se è un bene o un male, perché non riesco veramente a capire se... Mi sembra anche di fare più danno, sapete? Ma non ne sono sicurissimo. Vediamo qui cos'è. Ah, ok. Il mio gizmo... Ah, mi è morto? Peccato. Ragazzi, mi è morto il gizmo. Qua cosa devo fare? Parkour? Ok. Non è difficile, vero? Oh, così. Era soltanto parkour. Ragazzi, scrivete tutti fist in chat. Tutti fist. F-I-S-T in chat. Scrivetelo, ragazzotti. Fist. Così lo uccidiamo subito. Così lo uccidiamo subito, ragazzotti. In teoria. No, 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 no. Cazzo. Mi ha ciucciato. Ragazzi, l'abbiamo killato veramente così. Raga. Raga. Grazie a voi l'abbiamo instant killato. Vi rendete conto di quanto è potente quella mossa che voi prima l'avete sprecata a caso? Cioè, vi rendete conto che abbiamo shottato un boss importante? E ok, qua ci vengono altre cose. Ho ottenuto uno slot, perfetto. Che vuol dire che sono pitted? Pitted, pit sta per tipo scavato, pit, buco scavato, una roba simile, voleva dire. Pitted però... Pit è la fossa. Fossa vuol dire pit, se non sbaglio. Che vuol dire che sono affossate? Boh. Forse l'ho tradotto anche male. Cuoricino. Top, ragazzi. Guardate quanti bei cuori che abbiamo. Ok. Dovete, ragazzi, scegliere un numero da 1 a 5 e far cadere la bombicina nel punto giusto, senza uccidervi magari. No, dai, non c'ero, ragazzi. Non c'ero. Non c'ero mai nella vita dentro. E sta allo slot 2, ragazzotti. Slot 2. Perfetto, perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Cuoricino, top. Grazie, Fixer. E siamo al 27 di livello. Ah, ragazzi, è vero, ma tra un po' dovrebbero apparire... Eccoli qua, i nuovi nemici.
I nuovi nemici lezzissimi. Mi preoccupano questi qui perché hanno delle mosse abbastanza particolari che raspano parecchio. Però col fatto che mi avete dato la congelante, loro non riescono ad attaccarci e quindi è top come roba. Ecco, questo qui ragazzi, voi per fortuna non li state vedendo gli attacchi loro, perché ho il coso congelante. Ma è meglio così, fidatevi. Sono delle robe che raspano tipo troppo. L'ultima volta appunto mi hanno preso la sprovvista e mi hanno levato un botto di cuori. Però stavolta non ci facciamo fregare. Questo cos'era? Non so se l'ho mai visto. Ma tra l'altro questo qui... ma questo qui è quello della miniatura del gioco, ragazzi. No. Ragazzi, esplodono. Questi qui praticamente lanciano le cose. Uno è una palla che gira e mi va incontro e mi vuole uccidere. L'altro lancia dei blocchi di ghiaccio. E questo qui, a quanto pare, non l'avevo mai visto prima. Mi lancia delle spine addosso. No, raga, non scrivete le lezzate. Non scrivete, Oh, raga, vi leggo i vostri nomi, Finisce male qui, Banno mezza chat, ragazzi. Terreno invisibile. Canne ma... canne magico. Canne magico. Hola, canne magico. Sei il boss... Non si dice il boss, il capo stanza, il capo room. Canne magico, però, il problema è che è un trollerino lezzo. E la cosa mi preoccupa abbastanza. Ah, top, ragazzi. No, what the fuck? Che cazzo? Ok, slot. E si prende. Oh yes baby, guardate quanti bellissimi cuori che abbiamo, ragazzi. Ne abbiamo veramente quasi infiniti, cavolo. Double jump, ok. Quindi forse perderemo dopo, che sfiga. Come? Vabbè, giocarte, tranquillo. È toccato a cane in manico che non veniva più. No, mi ha beccato, ok, non mi ha beccato. Orca troia, ragazzi, no, qua siamo in difficoltà, Vedete cane magico? L'avete visto cane magico? Non ci credo. Mi ha preso da sotto il coso che è morto nella lava, ragazzi. Comunque, cane magico, ti sei confermato lezzissimo di nuovo, te lo dico. No. No, come ha fatto ad arrivarmi addosso? Ragazzi, era lontanissima. Era lontanissima. Come ha fatto ad arrivarmi addosso? E ora vedete... No. Ora, ti supplico. Ok. Li lascio fare a lock lì, sinceramente, ragazzotti. Perché io purtroppo... No, se mi ci butto, crepo. Li lascio fare a lui. Ok, un cuore... mi stava arrivando un altro pezzo addosso. Bene, tantissimi cuori extra, ragazzi, tantissimi cuori extra. Lock, tra l'altro, stavolta non... Lock, buona, cane magico stavolta non ha fatto il lezzo. Vabbè, raga, gioca solo lui, gioca solo Lock. Come gli fa riscegliere l'arma, ragazzi? No, non dovete riscegliere l'arma, no. Io mi trovo così bene con l'arco, è così top. No, non si vede un cazzo. Ragazzi, avete messo il sole, avete messo... soleggiato, tipo una roba simile, non si legge un cazzo. Però c'è scritto per due room, mi sembra, una roba simile. E mo? Cazzo, sì, grazie al cazzo che mi uccide, non ho speranza lì. Ma mi uccide di nuovo? No, le ho schivate stavolta. Ok, non so nemmeno io come. Ragazzi, quanto si vede di merda ora? Cosa? Perché spara a me Lock? Sei buggato? Oh cazzo, ragazzi. Dimmi che ti sbaghi. Dimmi che non mi uccide. Cazzo. Porca puttana, mi ha preso con l'ultima. No. Dai, non ci credo, raga, ma non ci credo, ma che cazzo è? Due vite. Dimmi che torna normale, poi, Ice mod, va bene. Questo ok. Ho preso l'arco di nuovo. Va bene. No, non ci credo! Da dove sbuca... Ragazzi, soltanto una che è andata lì, a caso, e mi ha ucciso, che cavolo! Soltanto una cosa schifosissima! Che è andata lì a caso, da 3 km, cavolo. 3 km distante ero, e nonostante questo, una precisa canata lontanissima e mi ha killato. È incredibile come cosa, veramente, è incredibile. Che palle, ma vi rendete conto della sfiga che ho, cazzo? Perché questa è sfiga, Non ci credo che è casuale, cioè che non so giocare a robe simili. Questa è sfiga, ragazzotti miei. Vediamo qui, ok, cuore. Ci allontaniamo. No. Uff, ragazzi, uff. Di nuovo. Basta però, Dai, fammi scappare per bene. Ok. Due cuori. Abbiamo tantissimi slot, ragazzi, ma con due cuori non ci facciamo un cazzo. Ghiacciato. Tantissimi. Ok, ci siamo rifilati la vita, per bene. E ora siamo al 34, ragazzotti. Ora siamo al 34. Abbiamo superato il livello? Ah no, ecco, tipo ora. Dovete aiutarmi, ragazzotti, a costruire un ponte. Dovete scegliere un numero da 0 a 10. E così costruiamo un ponte. Ragazzi, è bello lungo da 0 a 10 come ponte, Non vorrei dire, ma ho quasi paura.
Bene, meno male, ragazzi, che... Ma Nico, quanti cavolo ne hai messi, Nico? Le hai messi tutti te i cosi? No, 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 no. Cazzo, questi esplodono tutti. No, come mi ha ucciso, mo. Come mi ha ucciso. No, no, no. Cazzo, ragazzi, che cazzo è? Ma stiamo scherzando? Come cazzo li sto schivando questi? Non ci arrivano, perfetto. Ok, cos'è meno Midas? What? Non lo so, ogni tanto alcune cose mi sfuggono, ragazzotti, non lo nego. Va bene, abbiamo ancora 4 vite. Non è una bomba, non è una bomba. Ok, un cuoricino, ci piace. No, me la sono preso pieno lo stesso, ragazzi. Che rottura di cazzo, veramente. Che provo a schivare in tutti i modi e me li becco pieni lo stesso, incredibile. Ragazzi, stiamo andando avanti come dei mostri oggi. Oggi veramente come dei mostri. Cos'è quella roba lì che è apparsa? No! Come mi ha spinto di sotto? Non ho premuto il bottone io! Era ghiacciato il pavimento, mi sa. Sicuramente era ghiacciato il pavimento. Sì, ok, qua è ghiacciato. Oh, cazzo! Era ancora ghiacciato. Tra l'altro, no, era apparso tipo una specie di occhio, una roba simile, non ho ben capito. E era strano, non l'avevo mai visto prima. Almeno in questi livelli qui non ci sono più cose volanti. Guardate il lato positivo. No. No! E questo che vuole fare? Cazzo. No, vabbè, pure la bomba mi son preso, raga, che cavolo. Una sola vita. Potrebbe essere la fine. Ok, ecco l'altra nostra vita lì. L'abbiamo killati, il livello è finito, devo prendermi la vita. Un altro cuore. Perfetto, abbiamo recuperato, ragazzi. Qua siamo veramente in stracombo con i livelli. Veramente stracombo oggi, sta andando benissimo. Che bisogna trovare un nuovo boss, ragazzi, perché io vi ricordo che su come si trova un nuovo boss ci sblocca 9 armi, ma ce le sblocca per sempre. E sapete una cosa? Siamo al 39C. Forse devo fermare. Sono stato stupido, scusatemi. Sono stato stupido, devo fermarmi prima, ma non ci ho pensato. 39C, sapete cosa vuol dire? Che il prossimo round è il 40. E che non ci sarà il boss al 40esimo? Vediamo un attimo i comandi. Ok, va bene, perfetto. Ah no! Che culo! Che culo, ragazzi! Dite voi, faccio scegliere a voi, ragazzi. È meglio uno slot, perché gli slot sono buonissimi, ovviamente, o un cuore extra subito. 2 voti, 3 voti, 4 voti, 5 voti per quello. Siete molti pari. Molti stanno votando lo slot. Però no, anche effettivamente quello verde. Sì, ragazzi, se dovete scegliere tra quello verde e quello rosso, scegliete quello verde. Tanto vale qualcosa in più, ci dà qualche bonus. E vi dovete mettere d'accordo, ragazzotti. Perché se scegliete tipo il cuore rosso, state levando voti al cuore... Ok, avete scelto quello verde alla fine. Ah, ok, cos'è questa roba? Ah, room leader. Cioè, ragazzi, siamo arrivati. Va bene, Riker. Anche te, come al solito, i comandi li vedi qua scritti davanti. Earth per il cuore, Gold per il gold, Enemy per. Vabbè, tutto quello che vuoi sta qui. Se ci sei ancora in chat, già che hai scelto di diventare room leader, aspetto una tua votazione se devi fare qualcosa. E un minutino, e poi andiamo a livello successivo. Che a questo punto, dopo 10.000 stanze extra, penso che sia arrivato veramente il momento del boss. Perché al 40esimo, ragazzi, mi sa che esce il boss. Vediamo cosa ci regala il nostro uomo, ragazzi. Vediamo cosa ci regala. Un cuore. Me lo prendo. Non so se ci sono delle spine dopo, ma... Ecco il boss. Allora, con... What? Martello? E come dovrei sconfiggere questa cosa qui? Oh, che cazzo. No, 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 no. Oh, è impazzito! È impazzito! Sono un pochettino confuso. Cioè, così lo sto colpendo. Orca troia! Però non me l'ha levate le vite. No! Cosa? Che sei impazzito? Prendiamo questa vita qui. L'ho ucciso, ragazzi. Ok, ci avrà dato un bordello di roba, vediamo. Ok, cuori extra, quindi ci rifacciamo un full di cuori. Ma guardate, ragazzi, qua cosa c'è, ovviamente. Ci sarà una nuova arma. Cos'è quest'arma qui? Ci informiamo sulla wiki, ragazzi. Volete andare a vedere sulla wiki cosa fa quest'arma? Sì, dai, andiamo a vedere. Andiamo un attimo a vedere. Weapon. Noi abbiamo trovato la scodella. La scodella è quello qua, Pan. Ah, allora praticamente l'arco fa 1 di danno, la spada fa 2 e questo coso qui che abbiamo trovato noi fa da 0 a 4. E appunto ci viene droppato quando sconfiggiamo l'hammer, che sarebbe il martello. Che dite, ragazzi? È una racchetta, sì. È una racchetta, ragazzo. Una padella, forse. Ci sta. No, non è una racchetta, ragazzi, è una padella. Che dite? La tengo o tengo l'arco? Perché è potente, è molto potente, però... L'arco attacca da distanza. Cioè, detto che è tondo, io, ragazzi, il martello prima, l'hammer, non sarei mai riuscito a sconfiggerlo con un'arma simile. Perché il tempo è di andargli così vicino che mi uccidevo, ovviamente. Che dite, ragazzi? Si tiene oppure no? Arco? Ok, molti comunque dicono arco. Quindi, ragazzotti, vai, teniamo l'arco, che almeno andiamo sul sicuro.
E basta, non c'è niente altro in questo livello, va bene. Chissà se ora ci aspettano nuovi nemici. Cazzo, ero distrattissimo, ragazzi. Mi ammazzamo? Non mi ha ammazzato. Ah, perché mi ha protetto dalle spine il cuore spinoso. Vedete, ragazzi, che tutto sommato... vai, qua sono stupido io. Tutto sommato non era così male. Perché mi ha protetto effettivamente dalle spine. Minchia, quanti cazzo sono qua? Che sono impazziti. Vabbè, mi ha ucciso. Mi ha ucciso, ragazzi, lì... Mi è arrivata la scodellata in faccia e rip. Non riesco a hittarli. No, 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 ragazzi, perché mi è scivolato di sotto? Perché mi è scivolato di sotto? Non ha senso! Perché si blocca in aria? Perché si blocca in aria? Vabbè. State a vedere se ci si muore così. State a vedere che ci si muore così. State a vedere, eh. Con questi saltini del cazzo ci devo crepare. Stupidi in un modo assurdo, ma che mi trivellano male. Cos'è sta roba? Non lo so io. Oh, oh, oh! No! No! Cos'è cazzo era? Una vita sola, ragazzi. Una vita sola per uccidere quel cosettino lì. Cosa cazzo è? Ma c'è ancora? Oh! Ma che cazzo è, ragazzi? Si era trovato prima, ma non l'avevo mai preso. Non l'avevo mai incontrato, era morto prima. Nulla di buono. Oh, questo è buono, invece. Non mi ricordo cosa faceva questa qua. Vado a vedere però solo io. Allora, il cuore scagliato tutto. Ok, quello in grafene. Aumenta la mia potenza, ragazzi. Aumenta l'attacco, quello, il cuore in grafene. Quindi ottima cosa. Cioè, praticamente shotto i nemici più velocemente. Che cazzo, ragazzi, che cazzo, che cazzo. Ma quanti sono? Ma stiamo scherzando? Quanti cazzo sono queste cose qui? No, no. Ok, un cuore extra. Che cosa di... No, vabbè, rip. Rip. Me ne ha fatti spawnare 20, che cavolo, vorrei dire. Vabbè, ma non posso, non posso. Non posso. Quanti cazzo sono questi qua? È un livello che ci devi stare vicino ai nemici per ucciderli, questo qua. Vi immaginate con la spada... Volevo dire, vi immaginate con la spada a provare a ucciderli questi? Cioè, è una pazzia, ragazzi, eh. È una pazzia veramente. Comunque, ok, sono morti tutti. Ne spawneranno altri, probabilmente, sì. Una vita sola, però. Cazzo, 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 cazzo. Corro, 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 corro. Uff. Che corsa. Ice mod di nuovo. Ok. C'ho un cuore lì. C'ho un cuore lì, posso prenderlo. Preso il cuore. No, 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 no. Oh, che pazzo che sono. Allora, in teoria... Oh, mamma mia, col doppio jump era easy. Col doppio jump effettivamente era easy. Ce la facciamo? Sì, ce l'abbiamo fatta. Mi piglia il panico, ragazzi. Sono troppo... Certe volte sono veramente troppi mob. Non si capisce nulla. Ma nulla mai nella vita, proprio. Vediamo qui cos'è. Cuoricino verde. Sperando che ora non arrivi un livello tipo ultra difficile, in teoria ce la dovremmo fare. Ok, cosa siamo al 45? Forse al 50 c'è un altro boss, non lo so. Io me li faccio a raffica, ragazzi. Tanto qua, double jump ancora. Ok, quello mi interessava. Ma mo mi uccidono, però. Cazzo. Mi ha preso da non so dove nemmeno. Non ne ho proprio la minima idea. Finirà male. Finirà male, ragazzi. Anche perché non è una di quelle storie che possono finire bene, queste qua. Ma come? Ah, ok, mi ha ucciso il cuore, va bene. Quello lo accetto. Quello lo accetto, ragazzotti, ok. Perché non mi ha realmente ucciso. Perché mi ha ucciso, ma me ne dà un altro, quindi va anche bene. Stiamo attenti. Guarda, tra l'altro li sparano lontanissimo. Che cavolo. Abbiamo tipo tanto... No, il cuoricino! Ok, oh, si è salvato! Si è salvato! No, dai, no! No, ragazzi! Non ci posso crepare così! Il cuoricino è rifinito... No! Non ci credo! Non ci credo! Non ci credo, ragazzi, non ci credo! Non può essere vero! Non può essere... Non... Fingo che non sia successo. Oh, bello questo livello. No, dai, raga, ma che cazzo. Ho failato i salti pieni, proprio il timing perfetto per failare il salto. Che palle. Che palle, raga. Giocart, qua sì, qua me lo merito. Qua me lo merito il nabbo. Qua me lo merito tantissimo.
Proprio presi pieni. Poi c'era il cuoricino lì baccato che scendeva, risaliva. Non so nemmeno se avrei potuto prenderlo, sinceramente. Che cazzo ho fatto? Ho fatto la lezzata, ho fatto la lezzata. Ecco cosa ho fatto. Quindi, niente, ragazzi, io spero che questo video lezzissimo vi sia piaciuto. Vi ricordo che in descrizione trovate il link per seguire le live ogni giorno in genere alle 21. E quindi, ciao a tutti.